tanto parlare su 3.000, ci sono vendimenti da 3.000, ma è altro detto, di 4.000 è altro detto. Perché sì, 4.000? Perché devo dire che non c'è mai quanto mi sto vendendo, non è che... No, erano 6.850. Il rapporto lo fanno. Io lavorando, non sto lavorando. Ci avevano messo... L'unico lavoro che stiamo facendo è questo, ho le tasse. A fare lo stesso quando si dice. No, Giuseppe. No, parlare così con Giuseppe. Guarda, parlavo con Maremi, si fa una mano per me. Se navigato con tutti i cittadini, ma erano... Vabbè, la pratica vecchia ciò. Il problema è che voi sapete che siete stiamo prima a parlare. No, io non so, No, lo presentate. Voi avete un problema. Io sono Rocconello. Sostanzialmente questa organizzazione criminale si abbracciava tre province, province di Catanzaro, Vibo e poi si andava anche sulle serre dal lato Ionio. E sostanzialmente in questa indagine trovate tutta la gamma dei reati, tranne lo sfruttamento della prostituzione, ci sono tutti i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. È un locale di 'ndrangheta molto importante perché a questo locale di 'ndrangheta degli Anello c'erano molte altre 'ndrine satelliti che erano funzionali, comunque sottordinate a quello degli Anello. Per noi è stato un lavoro importante e difficile, è durato 4 anni, è stato possibile non solo grazie alla consueta, ormai consolidata e comprovata professionalità della Guardia di Finanza, perché sapete che da anni il Comando Generale manda qui uomini di primo piano, ma anche perché il GICO centrale, rappresentato qui dal Generale Barbera, ha deciso di investire in modo significativo, mandando decine e decine di uomini a lavorare in modo costante nel corso di questi anni. È stata possibile questa indagine, il respiro internazionale, la prova della forza di questa organizzazione criminale l'abbiamo con l'insediamento in modo sistematico e ormai da anni è consolidato questo insediamento in Svizzera, ed è stato possibile perché abbiamo costruito delle squadre investigative comuni attraverso Eurogest, è stato possibile perché il procuratore Mastroianni, il procuratore federale svizzero, ha dato grande collaborazione, grande disponibilità e, malgrado le difficoltà sul piano normativo, perché voi sapete che purtroppo ai noi solo l'Italia ha una legislazione evoluta, anche se per noi sempre insufficiente, ma negli altri stati purtroppo è molto difficile lavorare, è molto difficile operare. Voi avete visto questa notte, vi hanno spiegato i militari della Guardia di Finanza, vi hanno spiegato la grande quantità di armi che abbiamo trovato questa notte, perché lì in Svizzera è possibile, è molto facile comprare armi, e quindi poi simulando furti queste armi arrivano in Italia in grandi quantità e servono poi per fare tanti omicidi, perché voi sapete che quella è una zona molto calda, la zona del Vibonese che affaccia sull'Ametino, è la zona dove c'è il più alto numero di omicidi non solo in Calabria ma d'Italia. Come già abbiamo definito i ruoli? Ma che stai cattando il rosso qui? Rosso lì? Ah, lo sai? Poi mi ha chiesto cosa che mettiamo, se lo sa, io propongo il suo nome. C'ha aggiunto prova, ci sei io. Ma ora stiamo cercando di un po' tutti. Certo, è normale, assolutamente. Questi del posto, perché quelli dell'esterno sono eliminati. Però non ci aggiustiamo noi. Uno ciascuno, come un giro. Meglio così. Ormai, come vedete, è una costante, non c'è indagine che stiamo facendo, in particolare qui alla Procura di Catanzaro, dove non troviamo sempre pubblici amministratori, dove troviamo sempre politici. Questo perché, sia perché noi abbiamo alzato il tiro, abbiamo alzato il livello investigativo, ma anche perché è poi riscontrato la realtà. Sostanzialmente la criminalità organizzata, intesa la 'ndrangheta in senso stretto, da sola non potrebbe commettere certi reati senza il controllo di una pubblica amministrazione
corrotta o collusa e di una politica collusa, cioè si entra in punta di piedi, tra virgolette, nell'economia, incominciando, come diceva il generale, sulle guardianie, poi pian piano si fa l'idea del volume di affari di questa attività commerciale e poi a un certo punto si impone l'ingresso in queste attività imprenditoriali, si impone la gestione economica non solo di forniture ma anche della costruzione delle strutture stesse, non solo alberghiere ma anche imprenditoriali, come diceva il colonnello Virno, sulla costruzione ad esempio di Eurospin nell'area tra Vibo e della provincia di Vibo. No, è peccato qua, eh. Quello che faccio è scarpe a sopra. Quelle carro. Perché devi portare a sopra. Padre, non ce l'ho più nei coglioni, no? Dici sotto, fate. Ma mi addio, mentre l'inquinante mi porta a casa mia. Ma allora si merda corta, eh! C'è un più viaggio che ci può dire, dice. Una decina, una cosa con che mondici e canne. Chi dove hai il tasto? L'altro, quei calcinacci. Chi dove hai il tasto? Tu due che hai internet. Dove hai il tasto? Chi è? Chi lì è tamma, dentro un giorno, da Toto, da Carrera. È una sinergia assolutamente vincente che consente conoscenze che solo localmente sono acquisibili, a conoscenze che quindi sono importantissime per le indagini, di integrarsi con strumentazioni tecnologiche avanzate, con una conoscenza di altre dinamiche che a livello nazionale sono determinanti per capire esattamente i collegamenti e lo sono ancora di più quando queste proiezioni sono internazionali, realizzando un prodotto che è veramente sinergico. Sinergia è un termine molto abusato, ma che invece nella fattispecie si calza perfettamente per descrivere il prodotto di tutte le indagini svolte in 4 anni. Quanto riguarda l'area delle serre, si appoggiavano a cosche locali? Sì, sì, sempre facendo valere la loro maggiore capacità intimidatoria e la loro maggior forza di fuoco, come diceva il procuratore Gatteri, hanno un esercito vero e proprio, non sempre armato, ma hanno le armi, le facevano arrivare dalla Svizzera, come è stato detto, per poter intervenire. L'importante è far sapere agli altri che loro ci sono, che le armi le hanno e che sono disposti a usarle. Col Garden che hai fatto, Valdena? Ha lasciato con niente, sono dei mafiosi quelli. Se saltranno c'è chi le toglie, io insomma. Ma no, bisogna toglierle assolutamente perché non sono persone. La vigilanza. Li hanno messo pure sotto il direttore vostro lì, perché io ispettore, sì. Il direttore vostro dice come si contava niente. Lì non parlava il titolare che si era messo d'accordo, c'erano qui i ragazzi. Sì, ma i infatti ragazzi... lui è stato voluto dal proprietario appositamente perché sa che se lo mette sotto. E rimesso in mezzo capito. No, è tutto qui. Ma che telefono, guardate, è tutto il controllo. Ma posso appendere se cominciò a girare? Sì, ma tu il lavoro vuole fare?